La rottura delle acque può essere molto evidente oppure poco evidente, dipende innanzitutto dalla breccia che si fa sulla sacca amniotica. Ad esempio, una piccola breccia crea una scarsa perdita di liquido amniotico, mentre un'ampia breccia, un'ampia rottura delle membrane crea invece un fiume d'acqua che esce dalla vagina. Allora è meglio controllarla, pertanto ho perso le acque, non le ho perse, basta mettere ad esempio un piccolo assorbente per vedere, per raccogliere questa secrezione, che poi altro non è una perdita molto simile a quella dell'urina, per cui una perdita quasi trasparente o appena appena giallina, per cui come una piccola perdita urinaria che imbibisce l'assorbente che appena lo riempie. Pertanto, se siamo davanti a una perdita di questo tipo, possiamo dire forse ho rotto le acque e devo andare in ospedale. Devo andare in ospedale con tranquillità. Non c'è ragione di correre all'ospedale perché ho rotto le acque se sono a termine della gravidanza, per cui se ho passato la famosa 36esima settimana, ossia la settimana che dice sono entrata nel nono mese di gestazione, per cui sono nel nono, nell'ultimo, allora posso andare in ospedale con estrema tranquillità. Posso addirittura prepararmi, farmi una doccia, mettermi tranquilla e andare tranquillamente in ospedale. Chiaramente se non sono nel nono mese, per cui se sotto la 36esima settimana, dovrò correre all'ospedale perché sono davanti a una prematurità, pertanto è importante che io corra perché ho una rottura di membrane in un periodo in cui non c'era da aspettarselo, pertanto è un pochino più complicato. Di solito però le membrane si rompono proprio nelle ultime settimane, ossia nell'attesa del travaglio. Questo non vuol dire sto per partorire, perché talvolta si rompono le acque e il parto magari segue di 1 o 2 giorni rispetto alla rottura delle membrane. Si chiama rottura intempestiva delle membrane, ossia rompo le membrane ma non sono in travaglio di parto e forse il mio travaglio di parto partirà il giorno dopo. In questo caso verrò tenuta in ospedale, in osservazione, forse mi verrà dato un antibiotico per aiutarmi, a non avere infezioni ora che la breccia si è aperta. Per cui la rottura delle acque può verificarsi in tanti modi, può essere molto facile da capire se l'acqua è parecchia, può essere un po' difficile da interpretare se le perdite sono scarse. In caso di dubbio è meglio andare comunque in ospedale dove il medico farà un piccolo tampone, un cotton fioc all'interno della vagina che avrà una colorazione differente a seconda che le acque sono rotte oppure no. Pertanto non è che non si possa capire, se non l'hai capito da sola il medico ti aiuterà a capirlo. Il colore del liquido amniotico è importantissimo perché il colore naturale è semitrasparente, per cui trasparente o giallino, ricorda un pochino l'urina, anche perché effettivamente è questo, il liquido amniotico non è altro che un liquido trasparente simile all'acqua che si tinge proprio per l'urina del tuo bambino, in quanto nei 9 mesi e soprattutto negli ultimi le urine del bambino vengono rilasciate all'interno del liquido amniotico, ma sono molto chiare. E pertanto il liquido avrà questo colore cosiddetto paglierino. Se il colore dunque è paglierino va tutto bene. In caso di liquido invece tinto, per cui di un colore più verdognolo, più marroncino o addirittura con tracce di sangue all'interno, questo non va bene, vuol dire che c'è una sofferenza fetale, ossia c'è il meconio. Il meconio non è altro che delle perdite di feci all'interno del liquido stesso. Questo di solito non dovrebbe capitare perché nella normalità il bambino non emette feci, non emette feci all'interno del liquido amniotico, per cui se siamo davanti alla presenza di meconio, ossia di dispersione delle feci fetali all'interno del liquido amniotico, siamo davanti a un problema di sofferenza fetale e pertanto questo è un motivo per andare subito in ospedale e per accertarsi che le condizioni del bambino siano tutte a posto. Questo non vuol dire che faremo un taglio cesareo, perché anche davanti al liquido tinto, tipicamente il parto naturale è sempre consentito.